Buongiorno, l'esercizio di questa mattina è un esercizio, un altro esercizio di navigazione di cinematica navale, con il particolare che parleremo di due Correx, la Rules 10, la regola 10 e la Rules 15. La regola 10, le zone di separazione del traffico. La navigazione nei TSS, Traffic Separation Schemes, e la regola 15, ovviamente, Crossing Situation, rotte incrociate. Andiamo a leggere perché è molto particolare. La difficoltà è 20 minuti, però potrebbe essere anche dato un tempo maggiore, perché alla fine vedrete che c'è da fare un calcolo aggiuntivo. Cinematica navale, in navigazione nel canale della Manica, la nostra nave sta seguendo la rotta consigliata dello schema di separazione del traffico con un vettore proprio 2, 4, 5, 12 nodi. Noi stiamo attraversando evidentemente il canale della Manica da nord-est verso sud-ovest, 2, 4, 5, 12 nodi. La nave si trova a 4 miglia dal margine sinistro e 2 miglia dal margine dritto della propria corsia del TSS. Durante la notte si rileva al radar un bersaglio che dai dati dell'AIS risulta essere un traghetto in attraversamento del TSS. Chiusa parentesi, questi sono i valori delle tre battute. Attenzione perché le tre battute riportano in maniera abbastanza evidente che il bersaglio è in collisione perché rilevamento costante 281, distanza in diminuzione. È un traghetto, probabilmente starà attraversando a 90 gradi, come prevede la regola 10, la zona di separazione del traffico nel suo corridoio autorizzato. L'ufficiale decide di iniziare la manovra alle 22:57. Il CPA primo, la distanza di sicurezza è 1 miglio. Calcolare la posizione della nave rispetto al TSS in caso di accostata. Qui non è da sottovalutare quest'ultimo punto perché sarà molto particolare, cioè noi vedremo una riduzione e vedremo anche un'accostata. Nel caso dell'accostata dobbiamo fare attenzione a non uscire dalla nostra corsia, anche se ci sono ovviamente le zone colorate in viola, come sapete benissimo, che sono come se fossero corsie di emergenza. Però vediamo la nostra posizione rispetto al TSS in caso di accostata per evitare la collisione. La manovra inizia alle ore 22 e La prima 45. Cosa che 45. dobbiamo fare è scegliere le scale. Scala delle distanze di un centimetro corrisponde a un nautical mile. Scala delle velocità, la facciamo in rosso. Un centimetro corrisponde a un nodo. Perché facciamo così? Perché abbiamo a disposizione un foglio A3 e quando c'è a disposizione un foglio A3 abbiamo il vantaggio enorme di poter mantenere la scala un centimetro, un nodo. Di solito dovremmo fare la riduzione con il foglio A4. Adesso andiamo avanti e dobbiamo tracciare il nostro meridiano. Lo facciamo più in alto a destra rispetto al foglio perché la nostra rotta è 245, quindi ci teniamo spazio libero di prora. Questa è il nostro meridiano nord. Poi tracciamo anche il parallelo, così facciamo un abbozzo di rapportatore diagramma. Ricordiamoci, ragazzi, che all'esame di Stato si fa l'esercizio di cinematica su foglio bianco. Non tutti hanno a disposizione il rapportatore diagramma, quindi bisogna imparare a farlo in questo modo. Bene, siccome il rilevamento è 281, allora cosa facciamo? La DMR, i tre rilevamenti sono uguali, la rotta di collisione, qui ventiamo 281 e poi aiutandosi con l'altra squadretta trasliamo al centro dove, questa è ovviamente la situazione relativa, dove c'è la nostra nave.
Questa è la DMR, mettiamo subito una piccola cuspide, poi vedremo per indicare la direzione, mettiamo i tre punti, 11,6. Qui 1,6, vedete, qui 10, questo è il primo punto, poi 10,8, qui 0,8 e qui 10, il secondo punto, il terzo punto è 10, quindi è abbastanza facile da determinare. Terzo punto. Come vedete, questi sono i tre punti, dobbiamo nominarli 00, 03, 06. Ripeto, ogni volta che faccio un esercizio di cinematica, ripeto questo: si prendono tre punti per due motivi. Il primo e l'ultimo sono istanti 6 minuti perché è facile rapportarli all'ora. L'ora sono 60 minuti. Basterà, vedremo, moltiplicare per 10. Si prende anche il punto intermedio del terzo minuto per verificare che il bersaglio non stia accostando, altrimenti dovremmo ricominciare tutto da capo. Questo bersaglio non sta accostando. Per trovare la distanza o si misura in centimetri oppure, visto che stiamo sullo stesso rilevamento, basta fare il primo, vedete, rilevamento meno l'ultimo in miglia e qui scopriamo che è 1,6 nautical mile. Immediatamente, questa volta lo facciamo col pennarello, scriviamo vettore, scusate, velocità relativa 16 km. Continuiamo con la pericolosità del bersaglio, CPA uguale a 0. Il TCPA dobbiamo fare, attenzione, dobbiamo fare la distanza 11,6 del minuto 00, 11,6 diviso 16, questi sono nautical mile, questi sono nodi, quindi il risultato verrebbe in ore. Se moltiplichiamo per 60 troviamo i minuti. Il risultato è 43,5, quindi qua possiamo scrivere 44esimo minuto. Professore, perché mette il 44esimo e non 44 minuti e basta? Perché rispetto allo 00 questo è il 44esimo minuto. Cioè la nave ci verrà in collisione rispetto al minuto 00 al 44esimo minuto. In realtà noi per evitare la collisione, ne abbiamo a disposizione 44 meno 6, e cioè 38 minuti. Bene, calcolo pericolosità del bersaglio fatta. Adesso dobbiamo calcolare i dati del bersaglio. Quindi prendiamoci la penna rossa e mettiamo la nostra rotta. Ricordiamo 2, 4, 5, 12. Quindi 2, 4, 5. Ci aiutiamo sempre con l'altra squadretta. Ecco qua. Dovrebbe bastare. Mettiamo 2 cm qui e questo è il nostro vettore proprio. Come abbiamo già visto, questo è il vettore proprio. Come abbiamo già visto in altri filmati, adesso bisogna traslare la direttrice del moto relativo, perché questa è la direttrice del moto relativo, con il suo verso, perché ha un verso, sulla cuspide del vettore proprio e tracciare la parallela. Il disegno che stiamo per fare sarà il vettore relativo. Ovviamente il vettore relativo dobbiamo farlo lungo 16. Ecco qua. 10 e 6 e 6, 16. Questo che abbiamo tracciato è il vettore relativo. Benissimo, sappiamo bene che il vettore bersaglio bacia il vettore relativo, quindi uniamo la cuspide del vettore relativo col centro.
I vettori veri si tracciano sempre a partire dal centro, quelli relativi no. Quindi questo è il vettore bersaglio. Il bersaglio, ricordiamoci, non è che perché noi siamo all'interno di una zona di separazione del traffico, un bersaglio ci viene da dritta perché è un traghetto che sta facendo un attraversamento, noi non dobbiamo dargli la precedenza, al contrario. Nella zona di separazione del traffico valgono tutte le correx, compresa ovviamente la correx numero 15. Notiamo subito, immediatamente, che guardate, l'angolo è di 90 gradi rispetto, noi sappiamo che stiamo seguendo la rotta consigliata, è di 90 gradi rispetto alla nostra rotta, quindi il traghetto sta effettivamente facendo correttamente un attraversamento. Andiamo a determinare il suo vettore. La misura è 9,5, mentre la rotta è quasi 90 gradi dalla nostra, forse un po' di più. Mettiamo la linea di fede sul vettore bersaglio e notiamo che, eccolo qui, 150330, professore, 150, quindi qua scriviamo vettore bersaglio, vettore 150 la rotta e 9,5 la velocità. Quindi abbiamo ottenuto il vettore bersaglio. Adesso quello che dico ai ragazzi sempre, didatticamente, perché quando abbiamo fretta queste cose non si fanno. Mettiamo il disegno, facciamo il disegno delle due navi a matita. Questa è la nave A, la nostra nave. Come è messa la nave B? La nave B è messa in questo modo. Ecco qua. Questa è la nave B. Se mettiamo il colore dei fanali, ovviamente le due navi non sono ancora in vista, sono molto lontane. Notiamo però, vedete, che nel momento in cui le due navi saranno in vista, noi vedremo il colore rosso, il fanale rosso, e quindi la dimostrazione che dobbiamo dare la precedenza, ulteriore dimostrazione. Ricordiamo che qua dobbiamo disegnare, facendo il disegno delle navi, i vettori veri, vettore proprio il nostro, vettore bersaglio è lui. Bene, adesso dobbiamo fare un cerchio di 1 miglio, perché ripeto, la manovra evasiva ha un CPA di 1 miglio, quindi a matita ci mettiamo la distanza di 1 miglio e con il compasso facciamo il cerchio di 1 miglio. Dobbiamo cercare di essere il più precisi possibile. Ecco qua, questo è il cerchio di un nautical mile. Stiamo impostando la manovra evasiva, ricordiamo che dobbiamo mettere il minuto 12 a 1,6 centimetri dal minuto, ecco qui, questo è il minuto 12, venuto proprio sopra il fanale rosso, non fa niente. Questo è il minuto 12. Dal minuto 12 dobbiamo fare in modo, accostando noi o riducendo, di far passare il bersaglio a 1 miglio, tagliandoci la prua. Quindi dobbiamo disegnare la tangente che permette alla DMR prima di tagliare la prua. Vedete? Non questa, ma questa, perché ci taglia la prua. È chiaro che lui ha diritto di passare prima sull'incrocio. Subito scriviamo qua DMR prima. E immediatamente facciamo la perpendicolare DMR' che passa per il centro, quindi mettiamo la scoletta 0,90 sulla DMR' e troviamo esattamente il CPA di 1 miglio, CPA' di 1 miglio. Bene, questo è CPA'
A'. Dove la dobbiamo traslare di MR'? Sull'unica cosa che non cambia, che è il vettore bersaglio. Immediatamente mettiamo la linea di fede sulla di MR' e trasliamo il tutto qua, sul vettore bersaglio. Allunghiamo un pochino la linea, così poi vedrete per quale motivo. Ecco qui. Bene, con la penna rossa tracciamo quello che sarà due vettori, perché sarà uno per la riduzione e uno per l'accostata. Quindi poi vedremo. La cosa che dobbiamo fare è mettere qui la cuspide, questo sarà il VR' e VR', e poi, sempre col nostro compasso a punta scrivente, lo faccio per motivi didattici, potrei anche non farlo questo arco, accostare a dritta. Quindi questa prima sarà l'accostata alla stessa velocità, vedete? Spero che si veda. Noi possiamo chiudere il triangolo, perché c'è un nuovo triangolo, VB, VR' e VP'. Allora, VP' facciamo che sia l'accostata. Ecco qua. Questa è VP'. Quindi da questo punto a questo punto lo metto qui, VR'. Mentre questo, mettiamo VP di prima, questo lo chiamiamo VP secondo, perché noi facciamo una riduzione, vedete, una riduzione di velocità. Quindi in realtà i triangoli sono due: VP primo, VR primo e VB, VP secondo, VR secondo e sempre VB. In un caso riduciamo, nell'altro caso accostiamo. Quindi qua dovremmo farci uno specchietto. D'accordo? Abbiamo fatto questo esercizio altre volte, solo che in questo caso lo specifico è lo schema di separazione del traffico. Andiamo a vedere adesso l'accostata. Quindi, professor, VP' uguale, nel caso del compito in classe bisogna fare con molta attenzione questi passaggi, perché c'è il rischio di sbagliare, di confondersi con i vettori. Bene, 0, 7, 7 o 2, 5, 7? Professore, è sempre verso sud-ovest, quindi 2, 5, 7, con il vantaggio di non aver cambiato la velocità, 12 km. VP secondo, questo è più facile da calcolare, perché basta misurare questo vettore con i centimetri. La rotta è la stessa, quindi 2, 4, 5. Qui ci sono 9,1, quindi VP secondo è 2, 4, 5, 9,1 km. Facciamo una. Rimarchiamola con la penna rossa, col pennarello che è meglio. VP primo e l'accostata. 2, 5, 7, 12 gradi di accostata. 12 km. VP secondo è la riduzione. Due, quattro, cinque, rotta invariata, 9,1 km. D'accordo? Questa è l'accostata. Adesso dobbiamo mettere in entrambi i casi il valore del vettore relativo. Questo VR' è tutto, quindi qua dovremmo aumentare rispetto a 16 di prima. Infatti è, vediamo bene, 17,4. VR' 17,4 km. Attenzione, VR secondo è più piccolo, andiamo a vedere, 13,4
13,7 kN. Bene, lo spazio è comune a tutti e due gli esercizi perché in entrambi i casi la nave si muoverà qui. Quindi scriviamo qua questa che è una distanza di dal minuto 12 al CPA primo. Andiamola a misurare. 8,4. In entrambi i casi la scriviamo qua. 8,4 nautical mile di uguale 8,4 nautical mile. Bene, adesso dobbiamo fare il TCPA primo. In questo caso lo chiamiamo TCPA primo e sarà 8,4 nautical mile diviso 17,4 km per 60 uguale. Calcolatrice 8,4 diviso 17,4 per 60 uguale 28,9, scriviamo 29 minuti dopo accostata. Mentre qui TCPA secondo uguale a sempre 8,4 nautical mile, diviso questa volta 13,7 km, sempre per 60. Andiamo a vedere. 8,4 diviso 13,7 per 60 uguale 37 minuti. Quindi qua dobbiamo scrivere 37 minuti dopo riduzione. Attenzione, quindi qua vanno scritti due numeri, due, attenzione. Qua devo scrivere 12 più 29, 41. 41. E scrivere A che sta per accostata. Quindi 41esimo minuto per l'accostata. Se io faccio la riduzione devo fare 37 più 12, quindi 49, 49 per la riduzione. Mi raccomando, qui devo sempre considerare di partire dal minuto 12. Infatti è scritto dopo accostata, dopo riduzione. In entrambi i casi significa dal minuto 12. Adesso sarebbe finito l'esercizio relativo all'anticollisione, però dovremmo decidere perché. Perché trovandoci dentro uno schema di separazione del traffico, il problema qual è? Che noi dal minuto 12 al minuto 41, in caso di accostata, abbiamo cambiato rotta. Ci stiamo avvicinando pericolosamente al lato dritto della zona di separazione del traffico. Qui non serve fare un disegno molto preciso, però i calcoli devono essere precisi. Guardate bene, io faccio la corsia molto larga. Nel momento in cui il minuto 00, possiamo fare benissimo il minuto 12, io ho la squadretta, qui mi serve, qua, disegniamo meglio, questa è la mia nave. Mi ricordo che io mi trovo, c'è scritto qui, ad una distanza di 4 miglia dal margine sinistro, 4, mettiamo così, 4 miglia, 4 nautical mile, e una distanza di 2 miglia dal margine di dritta, 2 nautical mile. Bene. Al minuto 12 e per 29 minuti noi, adesso lo faccio con l'altra penna, accostiamo a dritta. Allora, dobbiamo determinare, ovviamente dobbiamo determinarlo in questo modo, considerando il nostro vettore, quanto tempo stiamo? 29 minuti
29 minuti per 12 nodi, 29 per 12 uguale diviso 60 uguale 5,8 nautical mile. Quindi qua il percorso, mettiamo un punto, fino a che non arriva sul CPA sarà di 5,8 nautical mile. Bene, noi che cosa dobbiamo trovare? Dobbiamo trovare questa, che poi la dovremmo togliere a 2 nautical mile, sperando che non sia superiore a 2 nautical mile. Per trovare questa, se questo è il raggio, vedete, è l'ipotenusa, scusate, di questo triangolo rettangolo, questo è l'angolo di 90 gradi, questo angolo quant'è? E questo angolo è la nostra accostata. Quindi da 2, 4, 5 a 2, 5, 7 sono 12 gradi di accostata. Quindi questi, scriviamolo bene, sono 12 gradi di accostata. Noi dobbiamo trovare questo che è l'opposto all'angolo, quindi sarà il seno. Qui dobbiamo fare 5,8 l'ipotenusa, scriviamolo qua, regola matematica, ipotenusa per il seno, vedete, di 12 gradi è uguale il seno, quindi il lato opposto, dobbiamo trovare questo che sarà x. Quindi x uguale 5,8 per seno di 12 uguale 1,2. Bene, questa x è 1,2, quindi uguale a 1,2 nautical mile. Non siamo ancora usciti dalla nostra corsia perché all'inizio eravamo a 2 nautical mile, adesso togliendo questo 1,2 nautical mile ci troviamo questa distanza, anche se nel disegno non è precisa, però questa distanza è ancora 0,8 nautical mile. Perché è una tranquillità? Perché possiamo anche fare un'accostata rimanendo ovviamente all'interno dello schema di separazione del traffico, sempre considerando il traffico che c'è comunque, però facendo l'accostata ridurremmo i tempi, vedete, dal minuto 44 al minuto 41 e non usciremmo dalla nostra corsia. Però è importante, quando facciamo queste manovre a zona di separazione del traffico, tenere conto proprio di questo. Un'eventuale accostata per evitare una collisione ci potrebbe far uscire dalla corsia, dalla nostra corsia della zona di separazione del traffico. Tranquillamente potremmo ridurre, se le nostre macchine ce lo permettono, se la nostra nave ha una quantità di moto enorme, pensiamo a una massa enorme, anche per una velocità di 9 nodi e mezzo, sarà difficile ridurre nei tempi, quindi potrebbe essere consigliabile anche in questo caso fare l'accostata. Però ripeto, dobbiamo controllare dove andiamo a finire. Vedete che l'esercizio non è facilissimo, però si può fare ricordandoci i principi della trigonometria e ovviamente dei triangoli rettangoli. Grazie per l'attenzione.